Nella circolarità degli interventi della tavola rotonda, a me tocca adesso di tornare a focalizzare l'attenzione sulla Banca Agricola Popolare di Ragusa, non dopo aver ricordato a tutti e al dottor Tappi quello che diceva Sciascia, cioè che la Sicilia è una dimensione fantastica e quindi speriamo di potervi avere presto ospiti qui nella nostra terra. Noi come banca siamo chiamati ad avere un ruolo sempre più attivo per poter contribuire allo sviluppo delle comunità in cui viviamo. È uno dei compiti fondamentali che Banca Agricola Popolare di Ragusa ha assunto nel tempo, è quello di considerare le performance economiche delle iniziative non solo come condizione necessaria, ma anche come presupposto per attenzionare l'impatto sociale che le stesse possono generare. E quindi in questo cerchiamo di interpretare il nostro ruolo su questo territorio, cercando di realizzare e sviluppare con i nostri partner e con i nostri clienti relazioni di lungo periodo che siano virtuose e basate su uno scambio reciproco di competenze. In questa sede non posso non ricordare e non sottolineare lo spessore professionale e l'impegno che esprimono costantemente tutti i nostri colleghi, tutto il nostro personale. E richiamandomi alle parole del dottor Ventura, non posso non ricordare come la situazione di difficoltà economica che prima della crisi Covid era legata a determinate aree geografiche del nostro paese, oggi purtroppo è diffusa su tutto il territorio nazionale, senza più nessuna distinzione. Abbiamo il dovere di agire correttamente, ma di agire anche rapidamente a sostegno del tessuto. La nostra banca dall'inizio della crisi pandemica ha continuato a erogare credito con immediatezza, assecondando le richieste di moratoria a sostegno dei nostri clienti e dei nostri soci in particolare. Dal mese di marzo e fino a metà giugno abbiamo erogato nuova finanza per oltre 120 milioni di euro, quindi da questo punto di vista riteniamo di essere in grado di rispettare gli impegni che oggi assumiamo di fronte alle massime autorità europee e abbiamo assecondato sospensioni per oltre 600 milioni di euro. Lo strumento che oggi si attiva grazie alla collaborazione con Fair Bay fa conseguire al nostro istituto un duplice risultato, come è stato prima ricordato, ma mi piace sottolinearlo ancora. Da un lato diamo un supporto ulteriore di sostegno alle economie del nostro territorio, con nuovi finanziamenti per oltre 200 milioni di euro, con durata media da 5 a 7 anni, con tassi di interesse particolarmente competitivi, dall'altro liberiamo circa 90 milioni di euro di garanzie dei confidi e quindi per questa strada sviluppando un effetto molto, molto moltiplicatore che siamo certi comporterà ulteriori positive ricadute sulla nostra economia. Io non aggiungerei nient'altro se non ricordare che il motto e l'idea su cui noi ci siamo fondati nel nostro agire sono fiducia, coraggio, rispetto, ottimismo e senso del futuro. Credo che queste siano oggi più che mai, le chiavi di volta per cercare di affrontare con sano ottimismo, il momento che ci è toccato di vivere in questi mesi e le sue conseguenze nei mesi e negli anni a venire.